un po' fino a quella sensazione con quei biscotti, dammeli, sono buoni così. No! Dai, poverino. Io ho preso un cucchiaino in più perché devo assaggiare il No, mascarpone. io devo assaggiare la No, mascarpone. io devo assaggiare il No, mascarpone. io. Io. Ma Ma mi hai io non lo. preparato i biscotti per il tè? Sì. Buongiorno. Buongiorno. Oggi finalmente vi faccio il tiramisù. Mettici su cucchiaino. Devo assaggiare il mascarpone. Mettici su No. cucchiaino. Oggi finalmente proviamo però a farlo con questo prodotto qua, che si chiama Valle il Cremoso, che sarebbe il sostituto vegetale del mascarpone. Mascarpone. Abbiamo visto tanti video di gente che lo prova e E che dicono non gli è che piaciuto. non gli è piaciuto, da altri invece che è favoloso. Sì, infatti, ogni volta che c'è un prodotto Ma nuovo c'è perché io sempre. ho sempre, io ho dei problemi seri con aprire queste cose qua, cioè te lo giuro. Oh. Il mondo si divide in due. Chi lo ama, chi lo odia. Allora, il cremoso. Qua si fa, scopri le ricette di Valle Italia. 4 uova. Ma come? Io prendo cose vegetali e ci metto 4 uova. Vabbè, loro pensano agli intolleranti, non ai vegani. Allora, adesso lo apriamo e. Cacchio. Sa di mascarpone, sai che mi sa che non me lo ricordo, sono più di dieci Sa di anni, più mascarpone. di 2 anni, 10 anni Non forse. assaggiarla ancora, aprilo solo. Sa di Filadelfia. No, sa di mascarpone. No, sa di Filadelfia. Vabbè, Io comunque. sono più di 10 anni che non mangio il mascarpone, non mi ricordo com'è. Mi ricordo Allora. solo che era molto grasso. Posso assaggiare sto coso? 2 ore che aspetto. Dai, che sto perdendo la pazienza. Oh. Ho preso poco, eh. Vabbè. Proprio duro, però. Ora, Lo avevi partiamo. preso? No, non l'ho preso, me lo sono dimenticato. Partiamo dalle cose serie. Allora, qua abbiamo messo dell'acqua calda a scaldarsi perché noi facciamo il caffè solubile. Già per questo. Anche perché noi, a parte il fatto che la nostra caffettiera non, cioè va quando vuole sull'induzione. Dove sei arrivato Quindi io tu? vado e faccio un pochettino di caffè, ma sì, dai. Ne avanza poco. Facciamo bello caffettoso. Domani mattina abbiamo il tiramisù per Ok. colazione. Poi voi se volete mettete il caffè normale, ognuno si fa il caffè con la moka, che secondo me è anche più buono, però. Non abbiamo voglia, non vado sull'induzione, dobbiamo usare 2 pentole. Però ho calcolato male perché vabbè, mi prendo tutto. Misto con questo e poi ne prendo un altro. Sempre sei. Ok, allora il tiramisù che facciamo noi è un po' particolare. Questo qua è un esperimento con questo mascarpone vegetale. Di solito io faccio, compro una confezione di yogurt naturale No, in realtà senza. di solito prendiamo quella la vaniglia. Io prendo quella la vaniglia, No, io di è più solito prendo quello buona. naturale Non è senza la vaniglia. zucchero o comunque anche quello alla vaniglia. Quella la vaniglia è più buona. E questo qua è da 250 e prendo due confezioni di quelle piccole di panna vegetale da montare. Ok? Cioè monto la panna a neve ferma e poi aggiungo lo yogurt e dal basso verso l'alto come qualsiasi altra così crema. E questa è la base, basta. Ok? Poi volendo c'è anche chi. Tanto mia moglie mangia. C'è anche chi fa la crema pasticcera, anche se vegetale, magari non aromatizzata al limone, ma magari con latte alla vaniglia. E unisce la panna montata e via dicendo. Questo è semplicissimo, ok? Ora proviamo invece a mettere questo qua che sono 250 meno un cucchiaino. Però è densissimo, eh? Cioè, guardate qua.
Cos'è? Secondo me non esce. No. Se adesso esce mi arrabbio. Sì, non esce. Non esce. A me sembra fermo uguale. Vabbè. È di base mandorla. Non Questo qua sia base mandorla e basta. Sì, base mandorla. Senza lattosio, so. Io ho naturalmente. letto vegetale, mi ho preso, non ho neanche guardato. Ma tanto sapevamo che era questo, Sì. eh. Scusate per il rumore, però. L'unica cosa è che non è dolce, giusto come il mascarpone, questo No, qua. l'ho dolcificato. Noi non Interessato. abbiamo preso, che ci siamo dimenticati di prendere lo zucchero a velo, perché viene meglio con lo zucchero a velo, però. E con gli ingredienti. Bevanda alla mandorla, olio di cocco, acqua, amido, proteine di patata, farina di riso, sale, aromi, concentrato di carota, acqua superante Poi io metto un cucchiaio, due cucchiai, Eddie. allora. Sta riccando il tappo. Buono? Grazie, veramente. Allora, poi un'altra cosa della mia famiglia. Nel caffè mia mamma ci metteva di solito sempre un po' di zucchero e un po' di vermut. Infatti noi bambini siamo nati tutti alcolizzati, perché noi qualsiasi cosa mia mamma faceva e anche le mie zie c'erano dentro l'alcol. Ora io vado a occhio, però più o meno mettiamo un paio di cucchiai di... Io Mia mamma non ha mai messo il codice, ma il microfono dove? Ah, ce l'hai tu. più o meno ho messo 3 cucchiai di zucchero. Ok? Ora non, cioè, ce l'abbiamo, ma non sappiamo dove è finito. Ma Il sarà sulla qualche frullatore, parte, che ne ci vuole andiamo col mini cercarlo pimer, tu. sperando che non schizzi ovunque. E si monta un po'. Allora, la crema l'abbiamo fatta. Se volete, adesso che l'abbiamo assaggiato, potete aggiungerci anche della panna montata, che secondo noi al ristorante aggiungevamo anche Secondo della me la panna. panna montata diventa un po' troppo grasso, no? No, al ristorante noi lo facevamo, lo mettevamo ed era buonissimo, tutti mangiavano il nostro tiramisù. Ora, questa roba qua la si può buttare poi, quindi la metto di lato. Questo qua me lo tengo qua giù. Ora, non ci No, resta che, cookie. ok, quello è freddo, prendere la nostra teglietta perché non abbiamo altro. La teglia tutto fuori. No, cookie. Guarda, com'è interessato lui oggi. Di E solito non è così io tanto faccio così interessato. di solito, No. come con le lasagne, io metto solo un goccettino giusto da sporcare. Ok? Magari un goccettino di più, ma non troppo. Giusto da sporcare il fondo, così adesso cosa? Guarda, sì, anche i baffi. Poi sto per fare una cosa, naturalmente l'avete già visto, gli Orosaiba. Molta gente si disiscriverà perché il tiramisù non si fa con gli Orosaiba. Vabbè, no, i savoiardi Allora, i li vendono. savoiardi, ho visto che a me hanno trovato la ricetta per farle, qualcheduno li vende anche già vegetali, ma non li ho ancora trovati io e non ho voglia di Non li farmi, troveremo mai, non Liguria. ho voglia di farmi la ricetta io, cuocinemi io. Quindi, Orosaiba, biscotti secchi, si pucciano. Biscotti della nonna. Doppi, E si mettono lì. Noi facciamo due giusto? strati. Sì. A me piace di più con due strati, Sì, no, eh. con uno viene troppo sottile. Cookie, non te li posso dare. Stessa sei così tanto goloso di dolci tu? Eh? Mostralo. Si vede. Non lo so se si vede, Sì, si però sì. vede. E si va a comporre tutta la base come si farebbe con i nostri savoiardi. Secondo me, comunque, la panna ci starebbe qua. Magari al posto del.
sta sballando, non infatti. sta Ma sballando. perché non è un cane che sbava, ma si sta recando i baffi in continuazione, quindi c'è una l'acquolina in bocca. Seguendo ogni tuo movimento. Piacciono i dolci? Di solito non ti piacciono le cose dolci. Non è quello che qua c'è i biscottini che ogni tanto gli dà la colazione alla nonna. Loro vanno matti per questi biscotti. Sì, anche perché sono in sapore praticamente, ma No, sono davvero. soprattutto, no, beh, non hanno un grande sapore come magari le gocciole Un pochino con la sensazione con quei biscotti, dammeli, sono buoni così. No! Dai, poverino. Comunque i savoiardi, se li mangiate, provateli appoggiati nel tè freddo al limone, sono buoni. Se non volete usare invece i savoiardi, scusatemi, savoiardi, questi qua, i petit, il loro saiva, potete fare il tiramisù Il pan di con il pan di Spagna. Spagna. Io Sì. una volta a lei per il suo compleanno gliel'ho fatto, però non ce l'ho, troppo sbattimento fare lì tiramisù, cioè tiramisù e pan di Spagna, per cui no, cioè veramente troppo, 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 troppo. Poi, se potete, i peli dei cani non ci vanno, A meno che non volete quel gusto un po' in più. Sì, eh. Ah, ma Eddie è qui. Eddie, metti il pastiglino nella stufa. Anche Eddie è lì con gli occhi. Ma che hanno di speciale questi biscotti? Cioè, sì, non sono malaccio, però non sono chissà che cosa. Vuoi mettere le gocciole, gli abbracci, le campagnole, le macine? ora si va di crema. Mi sta controllando. Ma sto provando anche quella crema però, eh. Guardalo. Cookie, dai. Ma Guardalo. Voglio tirare su, papà. Mi devo tirare su. Sono moscio. quello che sei moscio lo sappiamo. Non fai altro che dormire in questo periodo. Questo periodo. Si usa in estate, non dorme. Vabbè, qua non viene perfetto. Ci sono dei buchi perché adesso vi faccio vedere cosa intendo. Perché con questa teglia non ci stanno bene. Vedete? C'è un po' di spazio qua, un po' di spazio qua, però vanno bene lo stesso. Andiamo avanti con altri savoiardi? Biscotti. Sì, giusto, biscotti. Se volete farlo un pochettino più gustoso, potete farlo anche alle fragole. Le fragole ve le tagliate qualche ora prima, le lavate, le tagliate a pezzettini, le mettete con un po' di limone, un po' di succo di limone, un po' di zucchero, le mescolate e le lasciate riposare in frigo, così fanno un bel sughetto e con quel sughetto ci bagnate i biscotti invece del caffè e poi farà uno strato. Stai sbagliando tu No, adesso? mi fa ridere lui. Ah. E poi quando avete fatto così, che avete messo i biscotti bagnati con il mascarpone. Oh, perché appena hai iniziato a parlare, hai iniziato a chiudere gli occhi, tipo, oh, che No? noia. Appena hai toccato la teglia, ci sono sveglia. Mettete poi le fragole che avete tagliato con lo zucchero e tutto, scolate però, sopra e ricominciate a fare strato biscotti, vi dicendo. Oppure se volete fare più cioccolatoso, qua ci potete mettere un po' di Nutella. Dai, un po' di Nutella, altri biscotti, vi dicendo, come lo abbiamo fatti noi qualche volta. Io a lei una volta gliel'ho fatto con la Nutella, naturalmente quella vegetale. Io vado avanti e ci vediamo dopo quando è tutto fatto che vi spiego il resto. Voilà, ecco qua, questo qua è il tiramisù. Ok, ora noi facciamo una cosa che di sicuro tanti criticano, però noi la facciamo perché ci dà fastidio quando andiamo a prendere la cucchiaiata, tutta la polvere del cacao ci va a finire in gola e ne moriamo. Sì, è fastidioso. Tieni. E Quindi lo mettiamo prima così si scioglie un pochino e poi non comunque zuppa. secondo me è anche buono perché comunque va a fare quella sorta di cremina.
Certo, se lo fai magari per un ristorante o che hai ospiti, ok. Però se te lo fai No, a se lo fai al casa. ristorante o se c'è veramente la serata ospiti, a meno che non sai che danno fastidio queste cose, allora lo fai all'ultimo. Io penso che possa bastare il tentativo che c'è lì, giusto? Voilà. Cookie è incazzatissimo perché vorrebbe i Intanto dopo. biscotti e la crema e vorrebbe tutto. Questo è il nostro tiramisù da mettere in frigo. Ok? Noi abbiamo assaggiato la cremina. Per adesso possiamo dire che secondo noi a mani basse vince la panna montata con l'aggiunta di yogurt alla Sì, vaniglia o quello se naturale. trovate una buona panna montata vegana. Quella dell'Oprah era buona, se non Non mi sbaglio. ricordo qual era della Quella marca. dell'Oprah, mi sembra. È Mi molto sembra che era il buona. Però pacchettino era rosa. più lo yogurt della soia alla vaniglia, mi raccomando, non quello naturale, alla Se poi non vaniglia. lo volete la vaniglia, anche quello naturale può anche Quella alla andare vaniglia è più bene, però. buona. Questi due insieme lo fanno venire molto più buono. Però vabbè, adesso l'abbiamo trovato e lo volevamo provare. Diciamo che questo finto mascarpone costa 2,99 euro. Quindi non è un costo abbordabile anche per tutti. Comunque, se uno lo fa per due persone ci va bene, ma se uno c'è gente a cena, magari devi metterne due, tre. Per fare cosa? Viene un tiramisù di quelli stellari praticamente costosissimo. Quindi la valida alternativa è sostituire con panna vegetale da montare e yogurt. O Poi vedremo stasera che lo assaggiamo, però. come lo facevamo all'inizio, si potrebbe sostituire anche con il Philadelphia lo yogurt. Però secondo noi è meglio lo yogurt vegetale a naturale o eventualmente alla vaniglia. Già te l'ho Quindi mai pensato alla vaniglia. alla vaniglia. Ora questo qua noi lo mettiamo in frigo che si deve raffreddare, come al solito si deve assodare tutto e poi ci vediamo stasera con l'assaggio. Quindi a stasera con l'assaggio. Dai, io saluto, vabbè. Ciao ciao, col cavolo che ve lo facciamo l'assaggio. L'assaggio se lo mangiate lei, io quando vado a aprire il frigo non ci sarà più neanche il tiramisù. Eccoci qua. Rifacciamo l'assaggio perché ieri l'abbiamo fatto, ma non si sente l'audio, quindi rifacciamo l'assaggio. Questo qua è il tiramisù. Guardate. Alto. È qua, dove lo devo mettere? Qua su, qua. No, così per far vedere anche bene di sera. Adesso poi lo faccio vedere. Tac, messo. Ok. L'unica cosa, bagnate un pochettino di più i biscotti che io li ho bagnati mi sembrano morbidi, invece no, perché non sono come i savoiardi. I petit o comunque gli Orosaiva, i biscotti secchi così assorbono un po' meno. E quindi ora facciamo l'assaggio. Vado, bimbi. Buonissimo. Come abbiamo detto ieri, preferiamo la versione che poi un giorno vi faremo. Non l'abbiamo fatta così perché non abbiamo trovato la panna, né neanche lo yogurt alla vaniglia. E vi faremo poi la versione così perché secondo me è più buona, quella con la panna montata e yogurt alla vaniglia. Questo invece sa mascarpone vegetale e yogurt al naturale. Sì, però è buono. Sì, è buono anche. Magari la prossima volta invece di farlo con i biscotti mi farò il pan di Spagna, classico. E via. Poi magari una volta farò anche la versione che ho in mente io, cioè con il mascarpone vegetale, la panna e un pochettino di yogurt, sempre la vaniglia. E secondo me sarebbe quella perfetta, però piano piano poi le porteremo tutte sul canale e via dicendo. Ora noi ci mangiamo questo tiramisù. Un po' osservati. Sì, tu Vedi fai che ci finta di vanno guardare là, poi così, tanto guardi lì. così un po'. No, ma poi ti immagini tu a mangiarti una roba con il caffè, Ciao, cominciamo, non ti fermi più. vediamo come flash. Invece di avere la striscia rossa che cammina, c'è la striscia nera che cammina. Poi quando mi parliamo poi chiudo gli occhi, come dire, lo faccio un po'.
Minacciosa. Va bene, noi ci mangiamo il tiramisù e vi ringraziamo di aver visto il video. Grazie di averci chiesto prima. Se avete altre richieste di piatti onnivori, quindi classici con carne, classici con carne o uova o altro, e volete che li veganizziamo, non c'è problema, in qualche modo li veganizziamo. Io veganizzerò tutto, anche Eddie e Cookie. Quindi facciamo un cookie fatto di verdure. No, fatto solo di verdure, si mangia da solo. Sì. Va bene, vi ringraziamo per aver visto il video. Se vi è piaciuto lasciate un like, un commento e per il resto ci vediamo nel prossimo. Ciao!